12 settembre ci sarà la Notte Bianca a Genova e come l'anno scorso abbiamo deciso di organizzare in collaborazione con la Camera di Commercio e con il Secolo XIX un concorso per coloro i quali parteciperanno a questo evento. L'anno scorso il concorso era dedicato ai videomaker che in molti hanno mandato le loro opere e poi abbiamo scelto i vincitori. Quest'anno abbiamo voluto un pochettino cambiare, infatti il concorso è dedicato anche ai fotografi, nel senso che accanto a coloro i quali vorranno mandarci i loro video ci sarà la possibilità per i partecipanti all'evento di mandare le foto realizzate in quell'occasione. Partecipare è semplice, occorre andare sul sito che è indicato sotto di me e iscriversi, o meglio trovare le informazioni necessarie per iscriversi. Dopodiché partecipare ovviamente alla Notte Bianca, realizzare le proprie fotografie, realizzare oppure realizzare il proprio video e inviarcelo seguendo le indicazioni che abbiamo pubblicato e che saranno anche presenti sopra Facebook, sopra MySpace, sui siti del comune, sul sito del Secolo XIX, insomma in molti posti. L'importante è che siate in molti, mi raccomando. Ciò che volevo però sottolineare, che è la cosa più importante, è che in realtà noi desideriamo soprattutto che questo sia un momento di grande partecipazione. L'anno scorso, tanto per fare un esempio, uno dei video vincitori è stato realizzato con un cellulare. Quest'anno le foto potrebbero essere anch'esse realizzate col cellulare. Credo che la cosa importante sia soprattutto, ed è questo lo scopo con cui noi stiamo proponendo questa iniziativa, sia favorire la creatività. È chiaro, saranno valutate anche la qualità, ma credetemi, più sarete, più facilmente forse potrete vincere, perché è questo il vero scopo di questa iniziativa ed è questo un modo per rendere questa festa, questa notte che ci sarà il 12 di settembre, la notte di tutti i genovesi che in qualche maniera con i loro video, con le loro fotografie testimonieranno la loro presenza e soprattutto daranno un contributo di immagine ad una festa di tutti.